diciamo che è nata una nuova cooperativa sociale. Il nome della cooperativa è Cooperativa Ezer, che significa roccia d'aiuto. Ha come obiettivo principe quello di aprire e realizzare un centro diurno rivolto prevalentemente a soggetti con disabilità fisica. E questo è un laboratorio che offre in un certo senso uno spazio di vita ai ragazzi con disabilità o con difficoltà motorie. E non c'è nulla di terapeutico, di sanitario, ma il nostro spazio è occupato sostanzialmente da una forma di gioco molto molto semplice per avvicinare i ragazzi con delle difficoltà, con delle disabilità. Ecco, il nostro metodo di lavoro è il gioco. Giochi molto semplici, giochi fatti con la palla, giochi fatti fisicamente, che abituano al contatto, abituano alla relazione, creano delle relazioni tra pari e mettono in relazione soprattutto chi può dare un po' di più fisicamente, non solo, anche mentalmente, a chi invece è più in difficoltà. Quindi abbiamo inteso questo laboratorio non soltanto alle disabilità, ma anche ad alcuni volontari, come ce ne sono già oggi, che vedranno proprio nascere queste relazioni tra le persone, abitueranno al contatto. Il nostro primo obiettivo è questo, quello di creare uno spazio di vita per questi ragazzi. La fascia d'età è abbastanza larga, nel senso che partiamo dai 12-13 anni, però possiamo arrivare come età cronologica almeno fino a 30 anni. Allora, noi abbiamo un rapporto col territorio, diciamo, abbastanza positivo. Infatti partner del nostro progetto, che è quello che stiamo cominciando appunto oggi, che si chiama Ci Siamo, abbiamo già detto, sono partner dell'associazione con loro di Conversano, la cooperativa Arti Media, cioè quella che gestisce questa struttura Casa delle Arti, che ci ospita, è la cooperativa Solidarietà e Occupazione Solidarietà. Quindi abbiamo già creato un discorso di rete con il territorio e naturalmente la nostra, diciamo che il nostro obiettivo è quello poi di lavorare all'interno dell'ambito sociale che è Conversano, Polignano e Monopoli. Perché ci sono, in qualche maniera c'è un vuoto rispetto a quella che è la disabilità fisica e quindi noi, partendo da questa situazione, vogliamo colmare questo vuoto e quindi lavorare prevalentemente nell'ambito che è quello appunto di Conversano, Polignano e Monopoli.